Partenza da Baveno per un classico giro dell'Alto Vergante. Alto Vergante, e il Vergante in particolare, è quel gruppo collinoso montagnoso che separa il Lago Maggiore dal Lago d'Orta, che ha nel Mottarone la sua vetta più alta. In questo giro andiamo a toccare Massino Visconti, dove c'è il famoso castello, per poi proseguire, sempre rimanendo alti sul lago, come si suol dire, fino a un altro classicissimo monumento che è il San Carlone di Arona. E poi ritorno qui a Baveno. Andiamo. Siamo nel paese del Campanile Pendente, Massino Visconti, oggi un vivace centro turistico affacciato sul Lago Maggiore. Un tempo però, dal 1850 e per circa un secolo, terra di emigrati. Lo testimonia il monumento all'ombrellaio. La campagna non era più sufficiente a sfamare la famiglia, molti padri partirono, a volte con un garzone per riparare e vendere ombrelli, ma questa storia a Massino si intreccia con vicende molto più antiche, legate agli ordini monastici e alla famiglia Visconti. Il castello visconteo di Massino, nato come baluardo difensivo, in pratica non esercitò mai questa funzione, perché nel corso del Cinquecento venne trasformato dai signori in villa residenziale. I signori, nel corso dell'estate fin verso l'autunno, venivano a riscuotere le decime dai contadini che vivevano nel villaggio accanto al castello, mentre nella parte sud, cioè nelle terre più esposte, c'erano i coltivi. Oggi chi viene a Massino può ancora ammirare i balloni di pietra che ornano le cinta del castello. Sono riportati anche nei documenti storici. E in quest'ala dell'edificio, nel 1721, nacque Filippo Maria Visconti, diventato poi arcivescovo di Milano. Volta affrescata per l'ingresso delle carrozze. Qui arrivavano gli ospiti, scendevano dal calesse e poi si trovavano subito in una sorta di salotto all'aria aperta, un piccolo cortile dove riposarsi e conversare con gli amici. Dalla finestra del castello la vista proprio sul campanile pendente è la chiesa di San Michele. Un dissesto del terreno fece cedere la struttura. Siamo alla fine del 1500. Da allora il titolo di parrocchiale passò alla chiesa di Santa Maria della Purificazione, la più antica con la cappella delle tombe viscontee. È dedicata invece alla Madonna di Loreto, la chiesa che racconta le fasi della vita di Gesù e la traslazione della casa di Nazareth. Lungo le vie del paese poi sono tante le testimonianze di fede, con firme anche importanti, come l'affresco di Sperin Dio Cagnola. Questi sentieri un tempo vennero percorsi da personaggi illustri, da Alessandro Manzoni a Piero Chiara. Siamo saliti sul Monte San Salvatore, che ospitava un insediamento monastico con ben quattro piccole chiese. Intorno all'anno 1000, i monaci o canonici qui iniziarono a costruire un piccolo cenobio, una chiesa che dedicarono al Salvatore, che in seguito diede il nome anche al colle, e tre piccole absidi collegate al convento in cui potevano celebrare. Poi l'aggiunta della scala santa che veniva percorsa in ginocchio dai fedeli. San Salvatore è anche uno straordinario balcone panoramico sul Lago Maggiore. Dall'omonimo colle domina sulla città di Arona e sul Lago Maggiore. È il colosso di San Carlo Borromeo, che da queste parti chiamano affettuosamente San Carlone. Il santo nacque presso la Rocca Aronese, oggi splendido parco panoramico, con i resti della perduta fortezza. Il monumento, completato nel 1698, venne realizzato dopo la canonizzazione dell'arcivescovo milanese e in onore alla sua grandezza. Per circa 2 secoli, con i suoi 35 metri, è stata la statua più alta al mondo. Non tutti sanno che Bartoldi, che progettò la Statua della Libertà, soggiornò ad Arona per studiare la struttura del colosso. Ai piedi della statua di New York, una targa ricorda che è stata costruita su un modello di quella aronese, alla quale tolse il record mondiale.
è possibile salire all'interno del Colosso. Il San Carlone è cavo ed è sorretto da un'anima in pietra, mattoni e ferro. All'esterno, lastre di rame battute a martello sulla struttura di supporto e riunite per mezzo di chiodi e tiranti. Il braccio benedicente conta su una complessa anima metallica, concepita per resistere ai forti venti della zona. L'opera fu realizzata su progetto di Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano. Tra le pieghe dell'abito del santo si apre una porta, attraverso cui il visitatore può salire fino al capo, per mezzo di una scala chiocciola e ripide scale verticali. Una volta giunti in cima, osservate il panorama circostante attraverso i fori circolari corrispondenti agli occhi, alle narici e alle orecchie del San Carlone, oppure attraverso le aperture sulla schiena. Sul colle anche il prologo di un sacromonte dedicato a San Carlo, ma mai completato, e la chiesa realizzata a partire dal 1614, che custodisce alcune reliquie del santo. L'Alto Vergante, Massino Visconti, la Rocca del San Carlone, anzi scusate, il Monumento del San Carlone, assolutamente un giro che merita di essere fatto in bicicletta. Buone pedalate a tutti!